Roberto, vai. La nota a quanto avete ascoltato finora. San Paolino è la chiesa più una delle due chiese più antiche che forma la croce insediativa della cristianità a Firenze. Quindi il massacro dei luoghi simbolici è totale in questo caso. San Pierino, San Paolino, Santa Felicita, il Battistero. Questo è il cardine della città cristiana. Detto questo, io cerco di inquadrare il mondo culturale che sorregge queste operazioni così che ci appaiono così sacrileghe, questo disfacimento della città. Quando si fece un'assemblea dei comitati, dissi che l'amministrazione comunale fiorentina aveva come obiettivo la Smart City e non era un complimento che volevo fare, anzi tutt'altro. Poi qualche mese dopo è cambiato l'assessore e questo nome, questo binomio è entrato nel titolo dell'assessorato, è diventato assessorato all'urbanistica e Smart City. Ora avrei un altro termine, ma non glielo dico perché me lo copiano senza capirlo. Prova a dire rivoluzione, se te la copiano. Oggi si parla di platform capitalism e città piattaforma, diciamo, queste nuove forme avanzate di innovazione. Allora, l'ho detta, ma speriamo che non ascolti, sennò si costringono a cambiare ancora il nome, carte intestate e così via. Cosa sono le smart city? Cities. Una prima definizione ci suggerisce, l'ho tratta da un articolo che è stato pubblicato a Città Invisibile ed era di Stefano Isola. Ce ne sono varie, insomma, definizioni, ci sono anche autori famosi come Harvey che la definiscono, Florida e così. Una di queste parla di città utile. Quella capace di attirare gli investitori. È uno slogan ossessivamente ricorrente nel non più nuovo sindaco di Firenze. Innanzitutto perché offrono infrastrutture come strade scorrevoli, aeroporti, servizi di interesse generale e di alta qualità, cioè a elevato grado di automazione e interconnessione digitale, che abbiano almeno una università in grado di mettere a disposizione esperti nei settori chiave delle tecniche integrate al modo di produzione, e ce l'abbiamo, in particolare nel campo dei big data, dei sistemi distributivi, distribuiti, dei data intelligence, dell'erogazione di servizi smart. Smart non è solo intelligente, ma anche attraente, alla moda, eccetera, ha vari significati, e via innovando. Inoltre garantiscono produttività, mobilità, adattabilità al cambiamento della manodopera, sono in grado di migliorare la raccolta di risorse, interrompendo i cicli di dipendenza. Qui si introduce argomenti successivi. I cicli di dipendenza, ad esempio, smettendo di sovvenzionare l'abitazione e i servizi urbani per abbandonarli eventualmente al mercato privato. Assicurano garanzie di pace sociale, dando prova di governance efficace nella messa in scena della partecipazione. Non nella partecipazione, nella messa in scena. Siamo a Firenze, perfetto. Infine, ma è un aspetto primario, sono provviste di un grado sufficiente di ecosostenibilità. È sparito anche il PM10 da Firenze nei giorni scorsi, il PM2 e tutto. Va bene. Allora, questo elenco mette a nudo l'agire del sindaco, cioè ora si spiega insomma qual è la religione, i principi che vengono seguiti dal sindaco e la sua obbediente giunta. Ecco il suo furore infrastrutturale, anche a costo di fare pessime figure, a proposito della stazione Foster e TAV. Per una piccola metropoli come Firenze, un non luogo in continua mobilitazione, che oggi la città è l'habitat, detto, ho tratto da un altro articolo della Città Invisibile, habitat naturale del lavoratore flessibile e dinamico, strutturalmente precario, ma anche del turista globale. E così mi avvicino un po' al tema della sera. Ecco le tristi, finte consultazioni dei 100 luoghi,
fatte da Renzi, le inutili maratone d'ascolto fatte da Nardella, le incresciose audizioni con le commissioni consigliari. Tutti noi credo ne abbiamo qualche esperienza. Aggiungerei la governance da sceriffo nel cavalcare gli artefatti, contraffatti, bisogni di sicurezza e legalità del sindaco ancora. Un bisogno percepito, non si sa bene. Naturalmente gli amministratori sono diventati fini psicologi, oltre che intelligente, smart ha detto altri significati come alla moda, abile, malizioso. E qui gli amministratori si vedono anche mobilitati, anche quelli regionali, come è stato detto, a vendere i migliori immobili del demanio statale o locale, investitori del lusso, questo è chiaro da sé senza dirlo, predatori dell'arte contenuta dalla città, parassiti di un'antica forma urbis. Antonio l'ha accennato, ma dico questo aspetto parassitario vuol dire che distruggono, va bene? Delle risorse possibili che potrebbero essere indirizzate verso una città che forse ci piacerebbe molto di più. In combinazione talvolta in conflitto con il flusso turistico ordinario che stanno rapidamente trasformando la città antica in vuoto, muto, simulacro. Tutto questo è riscontrabile per esempio nelle richieste fatte da Amazon per il secondo insediamento americano, no? Però non ho il tempo di illustrarlo. È comunque questa nuova dimensione della metropoli dell'intelletto astratto, dice Cacciari, dominato soltanto, Cacciari quando scrive cose serie, bravo, soltanto dal fine della produzione e dello scambio di merci. È il dominio dell'interesse privato, il territorio deve poter essere occupato senza regole, neppure quelle più semplici, quantitative, come gli standard urbanistici che sono stati aboliti anche a Firenze attraverso la monetizzazione delle dotazioni minime per una città ordinata. Allora, la possibilità di riequilibrare i privilegi del centro, delle aree centrali, diciamo, rispetto alla povertà di una periferia senza limiti, non è più un argomento e tantomeno un problema. Con la neoliberistica riduzione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, che ha ridotto la capacità di pianificazione pubblica, apparentemente oggettiva, saranno i fondi di investimento a decidere la trasformazione urbana. Il simulacro, che ho detto, agisce come immagine di richiamo, una pseudocultura effimera e superficiale fatta per essere consumata. Non necessita di una vera nuova produzione culturale. Si lavora sul già fatto, sulle cose immaginate e rimacinate. Vedi le mostre che vengono fatte, le mostre più o meno d'arte, no? Che non hanno nessuna ricerca dietro, nessuna produzione culturale dietro. Perché questa impone una sosta, una ricerca vera, una produzione reale e una riflessione che crea intoppi all'industria turistica. Anche la città in questa modalità di fruizione turistico-culturale non necessita di approfondimenti nel senso delle sue forme, cioè la città nel suo complesso è tema di indagine, di ricerca dei turisti, lo è stata anche nell'antichità. Ma non è questo il tema. Le diverse fasi della costruzione, la sedimentazione storica, l'ubiquità della connessione istantanea toglie valore allo spazio del quotidiano. Lo spazio viene tradotto in tempo di percorrenza. Credo che affrontare la contraddizione fra la nostra corporeità, il bisogno di luoghi, il corpo stesso è luogo, è in un luogo, costituisce un luogo e crea bisogno di luoghi, crea contro il dinamismo della comunicazione la città piattaforma che è parte, questa contraddizione è parte di una lotta di resistenza e di liberazione. E questo interviene anche nel tempo liberato dal lavoro, il tempo di un turismo altro. Sul piano dell'azione urbana penso che la parola d'ordine debba indicare la trasformazione della periferia in città, lo dissi anche all'incontro ICOMOS,
Che cosa significa? Si tratta di progettare nel magma degli agglomerati insignificanti, non perché non abbiano delle regole, ciascuno ha delle regole, ma complessivamente non hanno significato, non hanno elementi simbolici di questi agglomerati periferici. E qui Firenze, che può vantare delle periferie non così pessime come altre città, si trova nella stessa condizione di scarsa qualità dello spazio. Allora, agglomerati nessi fra le parti caotiche di ristabilire logica e metrica delle relazioni fra spazi oggi interclusi, di lavorare sui vuoti e riempirli di significato, se non simbolico, perché ancora non ci riusciamo, però è una necessità, visivo, che ha di per sé un valore liberatorio, di qualità diffusa, di qualità per tutti. Ora, questa periferia che vorremmo in trasformazione include grandi edifici dismessi a cui verrebbero conferiti nuovi ruoli. E questo è il progetto, questa è un'idea. Ora, dico, noi questa idea di progetto l'abbiamo praticata quando con Ornella abbiamo fatto opposizione a tutte le manifestazioni perverse che l'amministrazione ci metteva davanti, la vendita delle ville, per esempio, Villa di Rusciano, Villa Fabbricotti. Abbiamo posto un significato generale di quei luoghi in un contesto. Abbiamo per esempio detto che la collina fiorentina è parte della città storica, è un documento dove la presenza di proprietà pubblica ha un significato forte, non è terra di nessuno, non si possono vendere certi beni, non perché sono acquisiti attraverso donazioni, proprio perché insomma, hanno un significato differente. Allora, tutto questo, poi si ricordava l'area di Porta Prato, è un crimine colossale. La città non se ne è accorta di questo grave crimine delle OGR, le officine grandi riparazioni, quei 10 ettari, quasi 10 ettari, con tutto quello che c'è sopra, che vengono consegnati al lusso, all'edilizia di lusso, cioè alla speculazione pura, quando quello è un tirante essenziale per la nuova città, per la città che si può prefigurare. Ora, tutto questo, va bene, concludo su quello. Questa periferia che vorremmo in trasformazione include grandi edifici dismessi a cui conferire nuovi ruoli in forza delle configurazioni spaziali ritrovate, ma soprattutto rielaborate, interpretate. E qua sta il progetto, questa possibilità di interpretazione che non è mai data, non se ne parla praticamente mai. Il sindaco, quando approvò il piano, il regolamento urbanistico, disse: abbiamo 800.000 metri quadri da recuperare. Cioè, questa è l'urbanistica di chi conduce la Smart City, che sarebbero la nuova armatura urbana, queste configurazioni nuove che possiamo ritrovare con un lavoro di archeologico, no? Di ricognizione in verticale, perché questa periferia ha un supporto storico e quel supporto ci dà dei suggerimenti importantissimi, per esempio il tema delle acque che è stato cancellato e tutto quello che costituiva la campagna quando era tale. Allora, questa nuova armatura, questi nuovi siti, spazi, il sito è uno spazio relazionato al contesto. Non è un luogo è meno di un sito. Un sito è, quando si dice che una cosa è desituata, vuol dire che è sganciata da queste relazioni e non si capisce più che funzione ha in quel luogo. E il sito dà determinazione all'architettura, non è viceversa. Ad esempio, la comprensione, allora no, potrebbero offrire ricerca e produzione di sapere per un turismo più interessante, cioè in questi luoghi si può avvenire qualche cosa. Marco Nerano ha detto: siccome il turismo è l'unica attività che abbiamo, tutta questa abbondanza di edifici vuoti, che ne facciamo? Non si possono riempire. Ma io credo che non sia vero questa ipotesi e che servono allora, no, qui vengo alla conclusione. La comprensione iconologica delle opere che si vedono nei musei, per esempio, potrebbe essere un tema urbano questo. Questa città, dico, questa
ora mi hai fatto ritardare, ma la costruzione, e trasformazione stessa di questa città, questo è importante, voglio dire, sulle macerie della città capitalistica, del medio capitalismo, diventerebbe meta turistica non solo di specialisti, ma anche di un turismo più colto che voglia capire qualche cosa, insomma. Allora sarebbe la città, dissi anche l'altro giorno, la città storica si salva se si affronta il tema della periferia, è la periferia che salva la città storica, cioè allarga il campo di indagine, recupera degli interessi che in questo simulacro di storia, in questo ospedale della memoria che è il centro storico, verrebbe a assumere nuove dimensioni. Per questo tipo di progetto abbiamo gli strumenti teorici e sarà oggetto di un altro incontro, se volete, e perfino alcuni disegni che posso mostrarvi in un'altra volta. Non dobbiamo lasciare tranquilli i responsabili di questa governance che distrugge, che provocano la distruzione della città in tempo di pace.